Il corso professionalizzante verterà sul tema della gestione dei dati. Un focus particolare sarà sui big data e sugli open data. Il percorso formativo sarà strutturato in linea con le principali skill necessarie, non solo per lo sviluppo di analisi, ma anche per l'interpretazione dei dati. Il tutto finalizzato a poter eseguire delle valutazioni di tipo strategico. La durata del corso sarà di 40 ore. Il corso è stato strutturato in 10 incontri da 4 ore, suddiviso in due moduli, uno relativo al Big Data e l'altro agli Open Data. I relatori del corso saranno professori universitari di un certo livello ed esperti di settore. Il corso si comporrà di due moduli, modulo Big Data e modulo Open Data. Modulo Big Data conterrà 4 incontri. Il primo incontro si terrà in data 10 maggio e avrà come argomento le tecniche di data mining. Il secondo incontro avrà in data 17 maggio e avrà come argomenti introduzione alla programmazione per le applicazioni statistiche e introduzione al web scraping. Il terzo incontro si terrà il 24 maggio e avrà come argomento introduzione al cloud computing. Il quarto e ultimo incontro si terrà in data 31 maggio. E avrà come argomenti la seconda parte di tecniche di data mining, la seconda parte di introduzione alla programmazione per le applicazioni statistiche ed inoltre Big Data Analytics per l'incremento del valore aziendale e il design thinking. Il modulo Open Data invece sarà costituito da 6 incontri. Il primo incontro che si terrà il 7 di giugno si parlerà di definizione degli Open Data. Contestualizzazione nazionale ed europea. Nel secondo incontro, che si terrà il 14 giugno, si parlerà di legislazione italiana sulle open data e sulle procedure di open government. Nel terzo incontro, che si terrà in data 21 giugno, si parlerà dei principali utilizzi degli open data, quindi qualità, disponibilità e reperibilità degli stessi, ed esempi di sistemi informativi utilizzati per la generazione di open data. Negli ultimi 3 incontri, che si terranno in data 28 giugno, 5 luglio e 12 luglio, si parlerà di esempi applicativi degli open data.